Abbiamo già esaminato vari aspetti della tematica dell'interpretazione dell'arte o ermeneutica. A questo proposito, poiché si fa confusione in giro tra interpretazione, ermeneutica ed euristica, sono tre concetti diversi. L'interpretazione è il risultato di una ermeneutica. L'ermeneutica è la tecnica per dipanare un testo. Qualcuno ricorderà che testo viene da tessuto, quindi un intreccio di elementi diversi che fanno un significato che è di più e diverso rispetto a quello dei significanti che lo hanno generato nella loro composizione. Quindi l'ermeneutica è il dipanare di questo testo, analizzare i significanti e componenti del testo, e trovare il senso generale, il significato. L'ermeneutica è nata dalla necessità di interpretare la Bibbia, che essendo un testo molto antico, molto composito e molto contraddittorio, anche aveva necessità di questo. L'euristica cos'è? L'euristica, un termine d'origine greca, è ritrovare i criteri che possono fondare un'ermeneutica e da qui poi un'interpretazione. Quindi l'euristica riguarda il discorso sul metodo. Ad esempio, la nostra ricerca deve essere induttiva o deduttiva, deve essere analitica, dobbiamo considerare insieme. Per quanto riguarda l'arte, c'è qualcosa che si oppone a tutto ciò, nel senso che se c'è una buona ermeneutica, il significato dovrebbe essere unico al momento, fino a quando non se ne trova un altro, e dovrebbe avere il carattere della generalità, della universalità e quindi anche della necessità. Ma l'idea che si è impiantata è che ognuno dà il significato che crede. Questa è un'altra manifestazione di quel debolismo che domina nella cultura di oggi, a partire dall'inizio del Novecento, quando divennero protagonisti della vita culturale, prima europea, poi mondiale, i tre maestri del sospetto, che sono Marx, Nietzsche e Freud. Marx perché sostenne che il significato di tutto ciò che è sovrastrutturale, cioè la cultura, quindi i sentimenti, le credenze, anche la dogmatica, ciò che è considerato inoppugnabile, non nascono sul terreno culturale, ma nascono sul terreno economico. Quindi sul terreno degli interessi, e spesso si tramuta in ideologia che si pone come servizio agli interessi economici per giustificare un certo assetto della vita economica e quindi della vita sociale e poi politica a garanzia di quegli interessi che ovviamente sono stati impiantati e vengono difesi dalla classe dominante del momento. Questo è il primo aspetto del sospetto. Quindi diffidate dall'autonomia della cultura, ha detto Marx, perché la cultura è un'espressione degli interessi economici. Una famosa tesi di Marx a questo proposito suona: non è la coscienza che crea l'essere sociale, ma è l'essere sociale, cioè l'assetto economico, che crea la coscienza. Il secondo Nietzsche ha invitato a diffidare dai sentimenti, anche lui, a diffidare soprattutto delle verità forti, delle verità, come si dice, inconcusse, cioè invincibili, che nessuna dialettica può smontare, perché c'è tutta una serie di componenti di carattere non cognitivo che fanno sì che si crede in qualche cosa come inoppugnabile, ma tale non è. Freud ha sferrato il terzo attacco diverso all'autonomia della cultura, sostenendo che le nostre convinzioni hanno radici profonde esattamente nell'inconscio, il quale inconscio, peraltro, nasce da una rimozione di esperienze sgradevoli o considerate peccaminose o considerate non confessabili. Alla base dell'inconscio poi c'è una dinamica di tipo sessuale, secondo Freud, e quindi anche questo porta a celare questo aspetto della nostra vita. Tutto questo ha generato nella cultura e anche nella filosofia
un'impostazione che è stata detta debolista, debolista nel senso che non esistono idee forti, esistono idee deboli. Debole significa soggettive e anche transitorie, non durano per sempre, durano per un certo periodo, poi decadono e vengono rimpiazzate da altre. Però questo è un po' contraddittorio, perché se è vero che il fondamento di queste idee, sia per Marx, sia per Nietzsche, sia per Freud, è un fondamento forte, non si vede come questo fondamento forte possa generare delle ideologie, delle filosofie, dei convincimenti deboli. Questa contraddizione non è stata mai spiegata né dai tre maestri del sospetto, Marx, Nietzsche e Freud, né dai loro seguaci fino ai nostri giorni, che si professano debolisti e accettano come una verità forte queste verità impiantate e propugnate dai tre maestri del sospetto. Nel campo dell'arte, questo è molto interessante perché fonda l'idea che bello è ciò che piace, si intende che piace ad ognuno, perché non c'è una verità artistica. Quindi un significato delle opere di carattere universale, valido per tutti e valido in tutti i tempi. Curiosamente, questa tesi, questo convincimento della debolezza della verità anche nell'arte, quindi della soggettività assoluta dell'interpretazione, è stata fondata sulle idee e sulla filosofia di un personaggio del Medioevo, Tommaso d'Aquino, il quale era le mille miglia lontano dal debolismo. Lui credeva era anche un teologo, quindi figurarsi, amava le idee forti, addirittura i dogmi. E questa operazione è stata fatta inconsapevolmente, credo, citando una sua frase, che suona in latino, pulcra sunt quae visa placens. Sono belle quelle cose che piacciono alla vista, si intende di ognuno. Ora, è successo un fatto strano, che tutti quelli che hanno nel corso dei secoli, si può dire, perché Tommaso d'Aquino del 1300, citato questa frase attribuita a Tommaso d'Aquino, l'hanno citata dal primo citante, senza andare a riscontrare il testo di Tommaso in cui lui l'aveva espressa, e scritta e pubblicata. Quando invece qualcuno si è preoccupato di andare a riscontrare il testo, si è accorto che la frase manca di una parola e di una virgola. La formulazione intera è dicuntur, virgola, pulcra sunt quae visa placens. Dicono, in italiano si dice, che sono belle le cose che piacciono alla vista e che piacciono ad ognuno secondo il suo modo. Quindi questo rende giustizia a Tommaso e sconfigge il fondamento tomistico, si dice, di Tommaso, del debolismo nell'arte. A mio giudizio il significato dell'arte è un significato universale, è un significato che vale per sempre. Recentemente ho ascoltato Filippo D'Alevi in un convegno a Palermo, il quale, anche lui debolista come tutti, o la grandissima maggioranza degli esperti e dei filosofi di oggi, ha detto che la verità dell'arte è relativa, è legata al momento e alle condizioni sociali. Io, stando a Palermo e ascoltandolo, mi sono ricordato che il giorno dopo sarei andato a vedere le metope di Selinunte del VI secolo a.C., che sono un capolavoro assoluto e hanno un significato assolutamente non transitorio, assoluto, universale, necessario. Però non ho voluto polemizzare con Filippo D'Alevi su questo. Ho pensato anche ai graffiti delle grotte preistoriche, che in alcuni casi, come a Lascaux, in altri casi sono veramente dei grandi capolavori, ancorché risalgano al 30.000 a.C. Un'altra tesi che circola nel campo dell'interpretazione, o meglio dell'ermeneutica dell'arte, anch'essa curiosamente attribuita a Tommaso, e questa volta però citata correttamente, dice: pulcra sunt quam stupia. Sono belle anche quelle cose che all'apparenza, da tutto il secolo, sono brutte. E questa è una grande verità. E fa giustizia dei debolisti che dicono: tanto è vero che il significato è debole, quindi è soggettivo, che oggi la bellezza non esiste più, nel senso che non esiste più l'ideale di bellezza dell'epoca classica, di Praxitele, della Venere di Milo, dell'Auriga, della statuaria greca e a seguito di quella romana.
La Conca, ad esempio, sta nel Museo Vaticano a Roma. Ma qui c'è un equivoco, non è che la bellezza è quella classica. Se la bellezza è, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, sempre citando Tommaso e appoggiandoci alla sua teoria, è la capacità dell'artista di evidenziare nelle cose comuni una verità clara, vale a dire splendente, e splendente perché assoluta, non mescolate con, come avviene normalmente, con una segnica di tipo accidentale, ma depurata da tutto ciò che è accidentale, cioè che non è sostanzialmente con il nostro significato, che l'artista vuole comunicare, e quindi una verità clara in questo senso. A questo proposito vorrei ricordare, fare un'altra precisazione, che è quella relativa allo scempio delle opere belle, ne abbiamo già parlato nella prima lezione. Alcune opere, soprattutto architettoniche o paesaggistiche, di grande bellezza, vengono compromesse, scempiate da alcune presenze strane. Per esempio, un grattacielo in una campagna toscana, con i cipressi, i colli e tutte le feste. Si voleva fare recentemente, alcuni anni fa, non molti anni fa, una lottizzazione ai piedi del borgo di Monticello, che è un borgo medievale perfetto nella sua unità, rimasto intatto fino ad ora. Molti si sono opposti, tra cui Aso Rosa, e questo è stato fermato. Poi abbiamo parlato delle bancarelle, davanti due bancarelle appoggiate alla ringhiera, la balaustra della Fontana di Trevi, e della pompa di benzina sul marciapiede di Villa Xylelis a Roma. Ora, perché queste presenze sono uno scempio? Perché appunto la bellezza pura viene addizionata di qualcosa di estraneo al suo concetto e quindi compromette quella purezza che fa sì che emerga la verità clara, cioè isolata nel suo concetto. Riprendiamo il discorso del pulcra sunt quam stupia. Sono belle le cose, anche quelle cose che all'apparenza sono brutte. E abbiamo alcuni esempi classici. Uno di questi è, si può dire, tutta l'iconografia della Passione di Cristo. Non è che siano delle scene belle, tra virgolette, dal punto di vista estetico, tutto flagellato, quindi ispirato. Talvolta si tenta di abbellire queste immagini di Cristo nella Passione. Per esempio, Guido Reni è uno di questi. E si parla in questo caso del Christus Triumphans, del Cristo che trionfa sulla morte e quindi anche sulla sofferenza. Però così facendo si compromette il progetto della redenzione, che è soffrire al posto dei peccatori umani. Invece un pittore del 1500, Matthias Grünewald, fa delle passioni che sono veramente sconvolgenti dal punto di vista della tensione del corpo del Cristo e della sua, quindi, della sofferenza resa evidente dagli spasmi, sia nel volto che nel corpo, soprattutto nelle mani. Un esempio ancora più visibile, più individuabile immediatamente, ce l'ha dato Van Gogh. Van Gogh è rimasto olandese fino alla fine dei suoi giorni, legato alla sua terra, che è una terra sfortunata perché c'è poca terra, tant'è che gli olandesi hanno dovuto strapparla al mare con delle dighe riempendo lo spazio di terra prelevata altrove. Devono sempre fare in modo che queste dighe vengano ai maroni. Poi c'è un eccesso di precipitazione atmosferica, di pioggia, per cui il terreno è fangoso la maggior parte dell'anno, il cielo è grigio livido. Insomma, per il contadino olandese non è né una vita facile né una vita allegra. Però Van Gogh ha voluto celebrare l'eroismo, l'epica di questo contadino, che strappa a quella terra ingrata, in quelle condizioni meteorologiche avverse, il suo pane quotidiano, che in Olanda sono le patate. E questo lo ha celebrato con due opere. La prima è una serie, e sono gli scarponi del contadino olandese, usurati, contorti, infangati, che però lui presenta in una luce che irraggia. E cos'è questo irraggiamento luminoso dagli scarponi fangosi e contorti del contadino olandese rappresentato da Van Gogh? È la luce dell'etica del contadino, per il quale quegli scarponi sono fondamentali e che sono l'epitome della sintesi della sua lotta contro le avversità per strappare
a quella terra ingrata il suo nutrimento, suo e della famiglia. E abbiamo una serie di variazioni su questo tema da parte di Van Gogh. Van Gogh poi ha affrontato il tema in un altro modo. Diciamo, gli scarponi rappresentano l'inizio dell'epoca del contadino olandese, che smuove il terreno, o zappa, poi semina le patate, raccoglie le erbacce che nascono e attende che finalmente le patate si formino e le raccoglie, mentre su quel terreno sempre dentro quegli scarponi. Ma poi queste patate vengono consumate. E c'è un'opera molto toccante di Van Gogh intitolata I mangiatori di patate. È una famiglia in una capanna, una stamberga, alla luce di un lume a petrolio, che consuma la sua cena. Sono presenti le tre generazioni. I nonni, i genitori e una giovinezza, la figlia. E c'è questa luce straordinaria di questa lampada a petrolio che irradia in questa stamberga e crea un'atmosfera che è quella dell'agape, cioè della cena fraterna. E cosa ci dice che si tratti di una cena fraterna? Ce lo dice il fatto che una di queste donne offre a un altro commensale una patata fumante che tiene nelle mani. Poi c'è un'altra donna anziana che ha una caffettiera in mano e distribuisce il caffè. Quindi è una cena a suo modo sontuosa, perché non soltanto ci sono le patate fumanti, ma c'è anche questo caffè bollente che in una situazione invernale consola e dà un che di lussuoso a questa cena, in quanto non ci sono soltanto le patate. C'è un aneddoto relativo a questo dipinto che, intanto ritorno un po' indietro, perché è bello anche se è brutto dal punto di vista puramente estetico, perché questi contadini sono delle persone provate dalle fatiche e soprattutto dalla malnutrizione, una nutrizione insufficiente, soltanto patate e poco più, e quindi hanno delle deformità sia nel viso che altrove nel corpo, non sono l'Apollo di Belvedere, diciamo che sono brutti, sia gli uomini che le donne, però sono belli perché sono stati capaci di, uno, strappare a quel terreno ingrato le patate, il loro nutrimento, due, consumarlo in una tavola apparecchiata sotto una luce calda, creando un'atmosfera da convivio, da agape, da cena fraterna. E qui c'è un punto importante della verità clara di questo dipinto, clara nel senso di assoluta, la verità nel suo splendore, secondo l'interpretazione che Joyce ha dato di questo termine, clarità, che, detto tra parentesi, è intraducibile in italiano. È un'esperienza, chi l'ha fatta? L'esperienza della carestia, cioè dalla mancanza di tutto e soprattutto di cibo, che è la mancanza più dolorosa. Io ho avuto, non dico il piacere, ma l'onore di aver vissuto questa esperienza per 2 anni, quando neanche il mercato nero funzionava più, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, e lì, merito di mia madre, siamo riusciti a conservare in questa penuria la cosa più importante per la persona umana, che è la dignità. Perché dico questo? Perché in altre famiglie si litigava per un pezzetto di pane, tra fratelli. Si pesava quello che si doveva dare a ognuno. A casa nostra no, merito di mia madre, che aveva anche coniato un motto. Quando lei, avendo preparato una minestra con quello che si poteva trovare, la scodellava, la metteva il mestolo di questa minestra in ognuno dei piatti, noi avevamo 4 figli, una volta a me scappò di dire è picca. Cioè in siciliano è poca. Mia madre mi guardò molto dignitosa, molto tranquilla, e disse: "Lo facemo bastare, ce lo faremo bastare". Cos'è questo ce lo faremo bastare? La dignità, la dignità. E ricordo in proposito un poeta catanese, Domenico Tempio, Micio Tempio, in siciliano, il quale ha dedicato un poema alla carestia, a carestia, accentuando proprio questo fatto, come nella carestia le persone coinvolte danno il peggio di sé, ma in alcuni casi anche il meglio di sé. Ritorniamo un momento ai mangiatori di patate di Van Gogh. Il fratello di Van Gogh si chiamava Theo
Ed era il suo mercante, vendeva le opere del fratello Vincent. Quando ricevette il mangiatore di patate quest'opera, scrisse una lettera al fratello e gli disse: guarda, quest'opera non si può vendere, è troppo brutto. E lì Vincent Van Gogh si inalberò e scrisse una lettera al fratello, abbiamo queste lettere, in cui dice al fratello: Teo, guarda che quei contadini hanno con il loro onesto lavoro guadagnato il loro cibo, quelle patate, quindi vendila. E di fronte a questo imperativo, il povero Teo si indegnò e vendette i mangiatori di patate. E questo è tutto per oggi.